ragazzi di Unici Canale, bentornati in questo nuovo video. Sono qui oggi. Ok, allora ho comprato il cavalletto, quindi sono tipo in mezzo alla mia stanza e non so se questa sarà la nuova postazione. Probabilmente no, perché qua devono arrivare tutte le foto, quindi non so bene come mi posizionerò. Adesso parliamo del video, che sono cose importanti. Sono qui oggi per darvi un po' di informazioni su Fieracavalli, visto che voi vedete questo video giovedì e Fieracavalli è giovedì, venerdì, sabato e domenica, quindi direi che siamo abbastanza sotto data, direi che è il caso di fare questo video e farlo uscire e ufficialmente dire tutto. Allora, io sarò a Fieracavalli sabato e domenica, che sono 27 e 28 ottobre. Sarò lì tutto il giorno, dalla mattina presto al pomeriggio, tardi, sera. Allora, sabato vado con Ante e Clary, mentre domenica vado con Lolly, quindi tutto il giorno starò con loro, gireremo, faremo mille cose perché abbiamo un sacco di cose da fare, da vedere, acquistare cose, sono troppo felice. E poi sicuramente, quindi se mi vedete in giro che sto facendo qualsiasi cosa, potete fermarmi, potete chiedermi foto, quello che volete, non vi preoccupate. Non è un problema, mi fa anzi un sacco piacere vedervi, conoscervi tutti, quindi non vi preoccupate, non abbiate paura di fermarvi, che la fiera è veramente l'occasione migliore, perché in gara ci sta che io sia di corsa, sia andata male, qualunque cosa, invece in fiera sono lì anche per voi, quindi se mi vedete veramente non vi preoccupate, mi fa solo piacere. Quindi fermatevi, salutate in tutto quello che volete. Ho organizzato insieme ad altre persone, oppure no, oppure adesso vi spiego. Allora, sabato alle 3 sarò per un incontro, non so come chiamarlo, però ci possiamo vedere. Sarò tra il padiglione 4 e 6 all'angolino con l'area espositiva A e B. Vi lascio una foto ora. Sarò lì per circa, non so, un'oretta, un po' meno, non lo so, un'oretta. Quindi dalle 3 alle 4, una cosa simile, e lì sarò insieme a Ante sicuramente, Clary, Giada di World of Giada, Chiara di Chiare Capo e probabilmente anche Katie di Equestrian Katie, ce l'ho fatta, e non so se ci sarà altra gente, però probabilmente ci saranno loro di YouTuber o comunque persone che voi potreste conoscere. Verso le 4, con Giada sicuramente, forse anche con Ante, non lo so, ci spostiamo. Penso che passeremo a salutare Teresilva perché la voglio salutare, mi fa piacere salutarla. E poi andiamo al padiglione 7, dove c'è il campo prova del jumping, a fare un incontro con il jumping team. Vi lascio giù nell'info box e qua l'Instagram, di cui io appunto faccio parte, quindi hanno organizzato questo incontro. Comunque vi dico di venire anche lì se non riuscite a venire alle 3, alle 4 e un quarto saremo lì. Fino alle 5, forse un po' prima, non lo so, dipende quanta gente viene. Comunque alle 4 e un quarto saremo lì con Jumping Team, appunto nel padiglione 7, al campo prova del jumping. Domenica invece, sempre alle 3, nello stesso punto, facciamo l'incontro così. Così è tutto più semplice, sempre quindi tra il 4 e il 6, l'area A e l'area B espositive, lì. E sarò sicuramente insieme a Lolly, perché sono insieme a Lolly tutto il giorno. Poi ci sarà anche Vitto di Televitto probabilmente e Paloma di Paloma Berti. Sì, si chiama così il suo YouTube. E di nuovo faremo circa un'oretta, non lo so, dipende quanti siete lì, quindi ci possiamo vedere anche lì. E poi sabato, domenica, non so se entrambi i giorni, quando ne avrò l'occasione, andrò sicuramente allo stand della E3A perché, come sapete, non so se lo sapete, però ho vinto i biglietti per Fieracavalli tramite 3A, cioè hanno fatto tipo un concorso e quindi l'ho vinto, e quindi comunque li vado a ringraziare. E il loro stand è nel padiglione 6, lo stand B5, mi pare. In ogni caso, per qualsiasi cosa, state attivissimi sul mio Instagram, che vi lascio qua, che è per Nille Aperti, perché nelle storie vi dirò se non faremo l'incontro lì, se sarò un po' spostata, dove sarò, vi metterò foto, cose, in modo che comunque potete trovarmi. Scrivetemi su Instagram, io veramente. Immaginate quante persone mi scriveranno, cercherò di rispondere, cercherò di fare in modo che ci vediamo, però non oso immaginare quanta gente. Ci proverò, sicuramente alle 3 io farò l'incontro, quindi se non ci siamo visti fino alle 3 ci possiamo vedere alle 3, io sarò lì, quindi ci possiamo vedere. Cercherò di rispondere ai direct, sarete tantissimi, lo so già. Comunque mi impegnerò un sacco, giuro, mi impegno. E quindi sì, siamo stati attivissimi, perché qualunque informazione ve la faccio sapere lì, perché non ho occasione di fare un altro video in cui magari vi dico qualcos'altro. Sicuramente passerò anche dallo stand della Cap Italia, non mi porterò il mio cap perché, cioè, no, perché se lo perdo qualsiasi cosa, no, grazie.
Però sicuramente passerò, farò delle foto anche con Clary, probabilmente andremo. E poi, non so, passerò da ogni stand a vedere ogni cosa di Fieracavalli. Io spero di avere risposto un po' a tutte le vostre domande che avete fatto nell'ultimo periodo. Spero che questo video informazioni vi sia piaciuto, soprattutto vi sia stato utile se ci sarete a Fieracavalli. Se appunto questo video vi è stato utile, lasciate un pollice in su, fatemi sapere nei commenti se ci sarete, non ci sarete sabato, domenica o qualunque cosa. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto per non perdere i prossimi video e attivare la campanella, mi raccomando. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!